Buonasera Don Luca Mainardi, la ringraziamo per l'ospitalità. Siamo venuti a disturbarla perché ci parli di un santuario nel territorio di Ozenia, il santuario della Madonna dei Bosco. Santuario che si trova alla vigilia di una ricorrenza molto molto importante. Grazie ancora Don Luca, a lei la parola. Il santuario della Madonna del Bosco quest'anno preparando la celebrazione del quarto centenario dell'apparizione della Beata Vergine Maria in quel luogo, avvenuta il 21 giugno del 1623 a un sordomuto del paese che ha riacquistato l'uso della parola. Per quanto riguarda parte, diciamo, di fede, in quest'anno abbiamo predisposto alcune iniziative e altre le predisporremo in itinere nell'avvicinarsi della celebrazione del quarto centenario. La prima è la celebrazione dell'Eucaristia tutti i primi sabati del mese, al mattino, al santuario. Abbiamo chiesto di legare le celebrazioni liturgiche in santuario, ecco, abbiamo chiesto alla penitenzieria apostolica, ecco, che venisse concesso il dono dell'indulgenza plenaria legato a queste celebrazioni e anche per gli anziani e gli ammalati che non possono partecipare alle liturgie. È stata concessa dal Santo Padre dal 1 di ottobre di quest'anno fino al 21 giugno del 2023. Altre celebrazioni sicuramente saranno una novena in preparazione alla festa. Posso dire che abbiamo già fissato in agenda con il vescovo diocesano, Monsignore Edoardo, la celebrazione che presiederà lui il 21 giugno. Altre celebrazioni, ecco, vediamo, vedremo, ecco, nel periodo pasquale organizzarle, così per sottolineare questo evento che è sicuramente straordinario. Accanto, diciamo, a questa dimensione più religiosa, ecco, di fede, di devozione, all'interno della comunità parrocchiale e civile sono nate diverse proposte, iniziative coordinate da un comitato, ecco, di volontari, di persone legate al santuario. Le iniziative sono state già realizzate in parte, altre sono, ripeto, in fase di elaborazione e di promozione. Si è realizzata una mostra in santuario legata al mondo agricolo, il Lions Club ha restaurato e predisposto un presepio, il restauro degli antichi antifonari, è stato già promosso un concorso letterario. Ecco, sono stati catalogati ed esposti in modo ordinato gli ex voto, sono, ecco, in fase di elaborazione, ecco, la pubblicazione di un testo proprio per ricordare il quarto centenario dell'apparizione, poi delle collaborazioni anche con istituti scolastici dal punto di vista, ripeto, culturale e artistico. E altre iniziative, ecco, che via via speriamo possano realizzarsi e coinvolgere sempre più persone, ecco, intorno a questa realtà che, ripeto, ha un significato sicuramente principale per quanto riguarda la fede, la storia religiosa del territorio, ma che ha anche un suo valore culturale, artistico, che vale la pena promuovere anche in occasione di questo quarto centenario. Don Luca, noi la ringraziamo ancora. Allora, per tutti l'appuntamento è la Madonna del Bosco ad Ozenia, sulle rive dell'Orco. Non perdiamoci questa occasione. È un'occasione non solo che fa bene al corpo, ma soprattutto fa bene allo spirito. Una preghiera alla Madonna del Bosco che lì ha voluto questa chiesa e che è stata
diciamo, ed è testimonianza di un miracolo. L'appuntamento è, ricordando che tutti i primi sabati del mese alle 9 viene celebrata la messa, e l'appuntamento è con tantissime iniziative per il 2023, quarto centenario. È un'occasione da non sprecarsi. Grazie Don Luca, la Grazie salutiamo e arrivederci a presto. a te. E grazie.